Buonasera a tutti amici del TG Smile, è sempre bello essere qui con voi. Buona festa dei lavoratori, buon 1º maggio. Io vorrei festeggiare in musica. È con me questa sera una persona che sicuramente conoscete tutti, una donna da una voce talmente sbalorditiva che viene definita la Tina Turner, una Cyndi Lauper italiana. Vi mando un piccolo video per farvi capire meglio. Eppure mi sono scordato di te. E gamba? Non le ho detto Va bene di per no. te. Ti ho fatto piangere tanto perché io sono brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu. Immagino che voi, come i quattro giudici di The Voice, vi siete alzati in piedi o avete sobbalzato dalla sedia. È qui con me Marcella Di Pasquale. Non solo te.
sei girata, mi giro e mi alzo davvero. Complimenti. Grazie, grazie Monica, grazie. Piacere, non sono un giudice, piacere mio. Davvero è un onore per me averti qui, sono tanto felice. Hai una voce veramente pazzesca, altro che Tina Turner. Grazie. Io parto subito nel chiederti, Marcella, come nasce questa tua passione per la musica? Da piccolina, avevo 14 anni e per la prima volta sono salita su un palco di una piazza con un'orchestra del mio paese e quindi poi è durato pochissimo perché mi sono innamorata e quindi ho lasciato tutto e ho lavorato. Mi sono sposata, ho avuto dei figli e mi sono dedicata al lavoro e alla famiglia. Diciamo che tu hai iniziato cantando questa canzone che dice perduta felicità. Tu avevi perduto un po' questa felicità che poi hai ritrovato perché hai iniziato a cantare. Come ti sei riavvicinata al canto, anche se poi dentro di te non l'avevi mai abbandonato? Eh sì, effettivamente è stato sempre dentro di me. E dopo 40 anni mi sono rimessa in gioco e vincendo un talent show ideato dalla mia manager abruzzese che saluto anch'io, che mi ha messo in contatto con te, che collabora con Walter Garibaldi dell'agenzia di Roma. E così sono stata da loro segnalata a The Voice Senior, la trasmissione di Antonella Clerici in prima serata su Rai 1. Prima io ti ho detto X Factor, ho avuto un attimo, cos'è che mi hai detto? No, ti ho detto che X Factor è per i giovani e The Voice Senior è per gli anziani. A parte che non sei anziana, quindi complimenti. Vabbè. A proposito di questo The Voice, com'è stato il provino? Ricordi quel giorno? Ricordo molto bene perché sono stata a Roma e davanti avevo tutta la produzione che mi facevano le domande. Io rispondevo, mi hanno fatto anche cantare. Però a un certo punto mi è venuta così e io gli ho detto: sapete cosa mi diceva mio marito? Che ti fa? A tutti, ti li fi di sta la casa. Loro sono rimasti tutti un po' sconvolti e poi ho detto, vi dico subito in italiano cosa devi fare, dove devi andare, devi stare a casa, c'hai figli, il lavoro. Quindi li hai conquistati subito, immagino. Ma che canzone hai portato, se ricordi la canzone? Eppure mi sono scordata di te, nella prima parte dove, come si è stato visto, si sono girati tutti e quattro. Guarda, è stata un'emozione fortissima, forte proprio. Ma quando è finito il provino, poi immagino che ti abbiano fatto sapere poco dopo, com'è stata l'emozione quando ti hanno detto sei stata scelta? E io, no, non, cioè, a casa ho fatto di tutto, perché poi queste cose non si potevano dire, quindi niente, me lo sono dovuto tenere dentro, tutto, finché poi è andata a vedere la prima puntata e quindi... Prima puntata, tu arrivi lì, a Roma, Antonella a Milano, prima puntata, Antonella Clerici, Gigi D'Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Orietta Berti, tutte persone comunque importanti a livello musicale. Com'è stato salire su quel palco? Ma ti dirò, guarda, è che sembrava proprio di esserci nata su quel palco. Io mi sono sentita proprio sicura di me stessa. È stato proprio... ho detto oddio, però ho anche detto oddio se non si gira, oddio se non si girano. E ho detto qui se non si gira me ne ritorno a casa. E invece no... si sono girati tutti e quindi il mio percorso è andato avanti. Tu sei stata scelta dal team Clementino, o meglio, tu hai scelto il team Clementino. Perché? Perché è un po' stravagante, no? Come me, stravagante come me, infatti la Clerici diceva sempre questi sono proprio due matti, sono uguali. Ti sei trovata bene nel percorso con lui? Ah, benissimo, bene, è stato proprio un bel percorso che comunque penso che un po' tutti hanno visto
e diciamo sono arrivata in finalissima, mi sono classificata terza, penso di aver fatto fare bella figura in primis per me e certo. poi per la mia regione, la mia per città, tutta per tutto. Sì, come no. La tua famiglia? Sono felicissima. La mia famiglia, sì sì, felicissima. Guarda, io so, a parte che ho visto che prima non ti aspettavi il video e ti sei emozionata, ed è stato sì. bellissimo vedere l'emozione nei tuoi occhi, ti emozioni anche adesso, e questa è una cosa molto bella. Adesso per rompere questa emozione, io vorrei che tu emozionassi di nuovo noi, quindi se ti va, mi piacerebbe che tu cantassi un'altra canzone. Certo, sì sì, come no. Perché ti trasformi Benissimo. Quando canti. Sì, come no, senz'altro, mi fa molto piacere. Regia, se ci mandi la base! Sola e gli altri ballano, mi piace farmi male e ricordare la felicità cos'è. Sola anche prima di dormire, lo vedi fuori piove, e no, non migliora neanche quando ci sei tu. Non cerco di più, è meglio sei tu. Ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve, ma non c'è. Questo blu, questo è il mio blues. Sola e gli altri ballano, è così che andrà a finire. Succede solo a quelli come noi. Non cerco di più, è meglio sei tu. Ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve, ma non c'è. Questo blu, questo è il mio blues. Oh yeah. E non importa se morirò di solitudine. Ora vai, capirai che non ci sei stato mai. Io vorrei dare a te quello spazio che ti serve, ma non c'è. Mi odierai, piangerò, da stasera resterò sola. In questo blues. Grazie, grazie, grazie. Immagino che tu con la musica non sia mai sola. No, 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 mai, mai sola. Sì, delle volte a casa sì, quando faccio delle prove sì, a casa sono sola, preferisco stare sola. Se ti dovessi chiedere cos'è la musica, no? Come la descriveresti? La musica, secondo me, è vita, perché quando c'è stato il lockdown io ho cantato molto e là, diciamo, psicologicamente è stato molto importante. Ti ha aiutato molto. Sì, molto, cioè. Molto, sì. Quando ti chiamano oggi, quando vai a cantare su un palco, qual è la soddisfazione più grande quando leggi nel pubblico cosa? La voglia di sentirti ancora? Sì, tutti... Beh, diciamo che ricevo molti complimenti, mi vengono vicino, mi dicono sei stata molto brava, hai portato l'Abruzzo in alto, mi fanno molti, molti complimenti, sì. Immagino che tu riceva tanti complimenti, come hai detto, ma c'è sempre qualcuno che per gelosia ha delle piccole critiche, no? Come reagisci?
Sì, c'è stata una critica. Ah sì? Sì, hanno detto, ma com'è che il marito non gli ha fatto fare, non gli ha fatto fare questa carriera del canto e poi la manda in giro con quei capelli tutti così come un pavone? È stato bellissimo, guarda, perché secondo me ci sta. E ti dico una cosa, che puoi pavoneggiarti benissimo, perché te lo puoi permettere, quindi. Troppo gentile, grazie. No, è la verità. Sei stata richiamata da The Voice, quindi sei andata da poco, giusto? Sì, sono andata a The Voice, ho accompagnato una mia amica, quindi ho fatto l'ospitata e ho portato un regalo a Clementino. Gli ho portato, sì, infatti, gli ho portato la parrucca simile ai miei capelli e quindi là la Clerici ha detto no, non è possibile. Ma cosa c'hai? I tuoi capelli, prendeva la parrucca, ma cosa c'hai, i tuoi capelli? Certo che proprio, in quel caso ha ripetuto, sono proprio due matti uguali, infatti ha detto. Avevi, sì. Cioè, se dovessi rifare The Voice, tu devi riscegliere lui sempre e comunque. Sì. Una cosa, Marcella, quali sono i tuoi progetti futuri? Qui ci sono. Okay. Ci sono tante cosine che bollono in pentola, però non si può dire, per adesso non si può. Per adesso ok, allora ti faccio una proposta, ci vieni a raccontare quando possiamo sapere qualcosa? Certo, sicuramente quando ci sarà qualcosa io vengo e vi dirò tutto. Allora io sono felice di questo, davvero sono felice che tu possa tornare qui. Ti auguro veramente il meglio nella carriera. Grazie, grazie. Dato che... sai, eri un po' preoccupata perché dobbiamo parlare quando tu preferisci cantare. Non so se hai fatto caso, ma mezz'ora è passata. No. Cioè, ecco, è passata in fretta. Quindi io saluto tutti e ringrazio tutti perché ci hanno ascoltato, perché hanno ascoltato la tua voce con la quale ci hai deliziato. Noi ci vediamo la prossima settimana, però io vorrei lasciare tutti con il tuo inedito. E prima di lasciarti cantare, vorrei sapere... quando è uscito questo inedito e di cosa tratta? Allora, quando ho fatto The Voice, tutte quelle soddisfazioni, e nel frattempo ho fatto anche un inedito che ho registrato nello studio di Albano Carrisi, con l'arrangiamento del maestro Alterisio Paoletti, che attualmente, che da tanti anni che collabora con Albano. Mm. Il testo è di Walter Garibaldi dell'Agenzia di Roma, il video è stato girato a Roma, e quindi il testo è un po' ironico, praticamente... Si chiama Aprite YouTube. Aprite YouTube, sì, perché forse l'avevi già non detto. Non l'avevo detto. Aprite YouTube, sì, e quindi è un po' ironico. E come praticamente come i social ci ha allontanati da questa dalle persone. Quindi adesso io vado in giro nei bar, nei ristoranti, tutti con i cellulari. Certo. Quindi non si pensa più veramente delle volte a dei problemi seri. Allora, con Aprite YouTube, io vi saluto tutti. Buon proseguimento di serata, grazie ancora a Marcella Di Pasquale. Grazie a te, grazie a tutti. E continua sempre con la tua grinta, il tuo entusiasmo, la tua ironia, la tua pavonaggine, se così si può dire, e soprattutto la tua bravura. Grazie ancora. Grazie, grazie, grazie a tutti. Finzione, or dunque prestate attenzione, c'è sempre una soluzione, aprite un canale YouTube. Chi mangia, chi parla, chi grida, è questa la nuova corrida, dai forza, cogliete la sfida e aprite un canale YouTube. Gli haters si tag,
i credi si blend, in preghi capirai, aprite un canale YouTube. Olè, olè. Soggiando i vostri profitti, potete incantare gli iscritti, non datevi mai per sconfitti e aprite un canale YouTube. Gli haters si tag, i credit si brand, i preghi copyright, aprite un canale YouTube. Olè, olè. Fatica, imparare.